Etienne, questa mattina presentazione della lista. Sì, veramente un bel gruppo di persone, motivato, innovativo, 19 persone, 8 donne, vogliamo essere una lista giovane, fresca, innovativa nelle politiche del centrosinistra, perché secondo noi abbiamo bisogno di fare questo, innovare anche le politiche di centrosinistra, consapevoli ovviamente che dobbiamo battere le destre, consapevoli che sappiamo governare, abbiamo più armi per fare questo, ma consapevoli che dobbiamo essere più vicini alle persone, come civiche. In questi 10 anni abbiamo fatto questo e oggi il progetto Noi Civiche si innova, evolve e presenta un gruppo di 19 persone che sarà garante delle politiche di centrosinistra. Abbiamo presentato un programma ricco di 68 punti all'attuale candidato sindaco Fanesi. Vogliamo che il candidato sindaco lo porti all'attenzione della città. Tocca veramente tutti i punti della città perché siamo consapevoli che servono proposte e vogliamo combattere la destra che veramente in questi mesi abbiamo solo sentito fare politiche di minoranza, puntare il dito senza veramente fare proposte serie per la città. Ecco, ci poniamo di essere innovativi e concreti per la città. Sono in compagnia con Barbara Brunori. Barbara, questa mattina presentazione della lista è fatta di persone. Assolutamente sì, siamo orgogliosissimi di questa lista che oggi presentiamo alla città, una lista assolutamente civica che mette al centro una persona, la persona, una lista che si è scelta. Ci tengo a dire questa cosa perché davvero non siamo andati per strada a prendere l'ultimo sconosciuto, noi qui ci vogliamo veramente bene e quando si mette a valore ogni singola esperienza che viene da mondi diversi significa che si può essere utili alla città, si può far da portavoce rispetto a dei vissuti diversi, rispetto a quello che la città oggi a volte non riesce ad avvicinare al mondo della politica, quindi dell'amministrazione. Noi ne siamo testimoni in qualche modo perché appunto io e l'assessore Lucarelli veniamo proprio da un'esperienza da vicino con la città pubblica e quindi è per questo che ci siamo impegnati a renderla ancora più armoniosa e partecipata, proprio perché l'intento è quello di arrivare a darvi le risposte giuste. Qual è l'idem sentire che vi unisce? Abbiamo un obiettivo comune che è quello della gente comune, che è quello appunto di non elevarsi anche ad ambizioni straordinarie ma proprio nella vita del quotidiano di tutti i giorni, perché ognuno di noi esce di casa, vuole sentirsi libero e noi lo siamo anche rispetto ad altre aree politiche perché essendo civiche possiamo dire quello che vogliamo e possiamo anche poi riuscire a farti portavoce anche degli ultimi, a includere nella città quelle persone che oggi non hanno voce. Piero e Mirko, voi siete qui a rappresentare uno dei tanti punti di questo programma politico, i quartieri. Sì, praticamente sono anni che sono a confronto nel mio quartiere con i vari cittadini, per il mio quartiere, per gli altri quartieri dove vivo, dove posso esprimere un po' la mia voglia di essere la voce dei quartieri. Fino ad oggi ho avuto un discreto successo, ma proprio perché mi sento uno di loro e voglio essere ancora uno di loro per l'amministrazione. È importante prendere in considerazione di un discorso un po' più decentrato, no? Decisamente. Secondo me una città è formata da tutti i cittadini, perciò da tutti i quartieri e ogni quartiere fa parte integrante della città. Di conseguenza tutti insieme dobbiamo far sì che la città diventi sempre più bella, vivibile, aggregativa e socialmente utile per tutti. Cosa avete attuato per far sentire i cittadini dei quartieri più vicino al centro? Allora, il bilancio partecipato è stata la dimostrazione che la gente comune, i cittadini, vogliono essere protagonisti nelle attività, nell'amministrare la città. Quindi un punto fermo è il consigli ripristinare, i consigli di quartiere, perché i cittadini vogliono essere coinvolti, vogliono essere promotori di alcuni progetti ed tornare ad essere protagonisti. Tanti giovani in questa lista. Sì, esatto, siamo io, Nita, altri ragazzi magari non si sono candidati ma comunque ci seguono da dietro. Per noi il tema dei giovani è molto importante perché è giusto che i giovani partecipino
alle questioni della città attivamente. I giovani non sono il futuro ma sono il presente ed è giusto che collaborino insieme agli adulti nei progetti della città. In cima alla lista del programma per i giovani cosa c'è? Ovviamente, anche se è un po' sciocco da dire, ma c'è la parte degli eventi, del divertimento, perché come sappiamo a Fano c'è qualcosa ma non è abbastanza. Quello che noi vogliamo è offrire più eventi ma anche allo stesso tempo rivisitare quelli già presenti. Vorremmo poi investire molto non solo sugli eventi e il divertimento, perché i giovani non sono solo eventi e divertimento, ma sono anche studio, formazione, sono potenzialità. Vorremmo creare dei corsi in cui i giovani possono apprendere magari proprio dei lavori, delle nuove abilità. Adesso è molto importante apprendere i green job, che sono quei lavori che si basano sull'ambiente, oppure sfruttare le tecnologie. Allo stesso tempo potremmo anche creare delle convenzioni e secondo noi è importante anche riagganciarci ai locali, agli imprenditori già presenti qui, perché ovviamente i giovani possono aiutare a implementare l'economia e quindi può esserci un ricambio reciproco, un favore reciproco. Ovviamente oltre agli eventi e al divertimento il nostro focus è il benessere psicologico, sociale, fisico e relazionale. I giovani devono avere dei luoghi in cui poter socializzare, crescere, apprendere e formarsi. È necessario anche dare uno spazio al supporto psicologico, perché sempre di più rispetto alle generazioni precedenti noi giovani abbiamo un focus per la qualità di vita, per la salute mentale e quindi è giusto avere degli spazi che possano accogliere questo bisogno. Quindi una compartecipazione nelle politiche giovanili? Assolutamente, una collaborazione con anche gli enti se ci sarà possibile e proprio per mettere in risalto alla luce che i giovani fanno parte di ogni aspetto della città in modo completo e anche per quanto riguarda tutte le tematiche che non sono solo il divertimento ma anche tematiche forti e quindi tutti i progetti che poi abbiamo pensato sicuramente si rivolgono anche a un pubblico ampio che sicuramente e può dare luce alla città e a progetti importanti e tematiche molto importanti. Carlo, vi siete presentati uno a uno, avete presentato questa lista di persone e avete toccato diverse tematiche. Con te tocchiamo il punto della sanità. Sì, io quello che seguirò, quello che ho aiutato a stilare nella Noi Civica il programma su quanto concerne la sanità. Ho fatto delle proposte, prima fra tutti l'infermiere di quartiere, quindi un infermiere tutti i giorni, dal lunedì al sabato, che possa aiutare le persone per fare piccole medicazioni, punture o qualsiasi misurazione della pressione o quant'altro in convenzione con il comune e perché no se ci arriva anche dei fondi regionali. Questo perché la tua esperienza sì, ti porta? Sì, perché io lavoro tuttora in ospedale, in amministrazione e purtroppo ho visto che molte persone ci chiedevano la presenza di un infermiere per aiutare e dal mio punto di vista un infermiere che sta tutti i giorni in una struttura può essere d'aiuto anche per evitare l'affollamento poi del pronto soccorso, perché quella persona magari un po' ansiosa e quant'altro e andare dall'infermiere potrebbe dare quell'aiuto per evitare poi di andare al pronto soccorso. Quindi una distribuzione di utenze sì, in città. Dal mio punto di vista potrebbe essere un aiuto, è da provare e noi ci proveremo su questo aspetto. Un altro interessante progetto che abbiamo è il psicologo di quartiere, perché anche qui abbiamo un problema della solitudine, molti anziani soli e quant'altro e quindi avere un supporto psicologico può dare sicuramente un aiuto. E il terzo punto non meno importante è il taxi sanitario, quindi vuol dire che ci saranno dei pulmini ad hoc che porteranno i pazienti a fare delle visite diagnostiche o mediche in tutto il territorio regionale, quindi come sto pensando può capitare che io prendo l'appuntamento a Fabriano e magari la signora anziana non ha automunita o il signor anziano non riesce, ci sarà una struttura, quindi delle associazioni che noi integreremo con un denaro in modo tale che possono portare questi anziani a fare quella determinata visita e lì abbasseremo anche i costi della regione. Perché? Perché ridurremo la mobilità passiva. Quella signora che magari a Misano o a Cattolica sarebbe andata, ma non sarebbe andata a Fabriano, noi portandola a Fabriano riduciamo anche la mobilità passiva. Nicoletta, con te abbiamo toccato uno dei cluster poi di questa città nel programma turistico dal 2020-2024, la marineria. Quanto è importante per te, visto che
hai una familiarità con questo mondo e anche poi per la città di Fano? Allora, io provengo dal mondo della pesca perché il mio babbo è stato un pescatore e anche i miei nonni sono stati pescatori. Poi da oltre 30 anni lavoro in cooperativa, la storica cooperativa fanese dei pescatori fanesi, per cui affronto tutti i giorni le problematiche che riguardano dal dragaggio del porto, e le problematiche per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e tutti i servizi connessi che dobbiamo sempre garantire ai nostri pescatori. Per cui ci sono tutti i giorni, diciamo, queste lamentele che noi quotidianamente affrontiamo e cerchiamo di rapportarci, diciamo, anche con il comune di Fano, anche per quanto riguarda la questione della tutela ambientale. Abbiamo sostituito e stiamo sostituendo le casse di polistirolo con le casse di plastica che sono riutilizzabili, per cui cerchiamo in tutti i modi di sostenere l'ambiente e quindi anche il porto di Fano.